Bene, in questa nostra carrellata dedicata a Herman Hesse non poteva mancare una visita a Montagnola. Montagnola è un paesino vicino a Lugano che abbiamo raggiunto in un'oretta circa di cammino dal centro di Lugano, dove Herman Hesse ha vissuto per una quarantina d'anni, dal 19 fino alla sua morte. E venendo da Lugano, il primo monumento, il primo luogo che si incontra è il cimitero dove è sepolto Herman Hesse. Adesso ci iniziamo la visita di questo meraviglioso posto, dal cimitero, dalla tomba di Herman Hesse. Ed eccoci alla tomba di Herman Hesse. Come vedete, semplice, una semplicità estrema, come è stata la sua vita. Abbiamo un sasso. Agosto 1962 è morto. Sopra i monti più vicini, che scandivano sul bianco dei villaggi risonanze di verde e di rosso, svettavano creste di monti bluastri e dietro ancora altre catene più chiare e più azzurre. Lontanissime ed irreali, le cime cristalline delle montagne coperte di neve. Al di sopra del bosco di acace e di castagni si stagliava più libero e maestoso il dorso roccioso e la gibbosa vetta del Monte Salute, Monte San Salvatore, rossastro e violetto chiaro. Questo pezzo fa parte dell'ultima estate di Clingson, che è scritto nel 1920. Non c'erano autostrade, cioè non c'erano tutte queste case, però questo era il suo panorama. Siamo nell'ultimo piano del museo Herman Hesse. Questo museo presenta tutta una serie di documenti, guardate là sotto. I libri racconta, in questa parte parla del suo viaggio in India. E sotto possiamo vedere altre parti della sua vita. Quella che adesso vedrete è casa Camuzzi. Si vede poco perché? Perché è naturalmente nascosta nel verde. Casa Camuzzi è la casa dove nel 1919 è venuto ad abitare Herman Hesse. Non è visitabile perché? Perché adesso è privata. Il museo che abbiamo appena visto si trova nella Torre Camuzzi, che è adiacente a casa Camuzzi. Ecco, quella è la casa dove lui appunto ha abitato e ha scritto la breve estate, anzi l'ultima estate di Clingson. Ecco, siamo ancora in cammino, stiamo andando verso la Casa Rossa. Casa Rossa, Giovanna giustamente mi indica il lago, quello che si vede. Intanto andiamo avanti. La Casa Rossa è la casa dove lui si è trasferito dopo essere stato in casa Camuzzi, dove ha vissuto fino alla morte. È una casa che gli ha costruito un magnate, amico, e gli ha data in
usufrutto perenne, diciamo. Adesso andiamo a vederla. Non abbiate troppa fretta. Ed ecco là in fondo la Casa Rossa, che come vedete non è più rossa, dove ha vissuto Ermanesse gli ultimi anni, come mezzadro, come dice lui, della terra. Contro ogni mia aspettativa ero ridiventato sedentario e possedevo, non da padrone ma da mezzadro a vita, un pezzetto di terra. Ci avevamo appena costruito sopra la nostra casa e c'eravamo entrati da poco e già per me ricominciava un interludio di vita campestre, familiare in virtù dei molti ricordi. Non avevo in animo di ributtarmici con passione e frenesia, me la sarei presa più pigramente, più che il lavoro avrei cercato il riposo, più che dissodare boschi e seminare e piantare, avrei sognato accanto al fumo azzurrognolo dei focherelli autunnali. Tuttavia, avevo già messo a dimora una bella siepe di biancospini e arbusti e alberi e molti fiori e trascorrevo quei giorni della tarda estate e del primo autunno, giornate incomparabili, quasi tutti in mezzo al verde, nel giardino, con lavoretti da poco, potando la giovane siepe, preparando la terra per le semine di primavera, pulendo i vialetti e la fontana e sempre, mentre ero al lavoro, accendevo un piccolo falò, un fuoco di erbacce, di rametti secchi e di pruni e di ricci di castagne ancora verdi e già secchi e scuri. Giornata d'autunno ticinese 1931. È una giornata dedicata a visitare i luoghi di Ermanesse, non poteva che terminare bevendo Merlot del Ticino e assaggiando i meravigliosi prodotti locali. Alla vostra. Alla vostra. Mi raccomando, leggete Ermanesse.